Senatore Nunzio Consiglio, in merito all'imprenditore condannato dalla Corte di Cassazione, la Lega Nord che cosa chiede? Noi siamo già intervenuti a Montecitorio con Molteni, Nicola Molteni, e abbiamo chiesto la grazia a Napolitano perché ci sembra una cosa assurda che un imprenditore, una brava persona, sia stato condannato a 6 anni e 2 mesi per aver legittimamente, utilizzato la legittima difesa per una rapina in casa da parte di Balordi. La questione è estremamente complessa e dà adito a dei ripensamenti su quello che è stato anche la questione sullo svuota carceri, però mi sembra che ci sia un'apertura un po' trasversale da parte di altri movimenti che però si sono un po' comportati diversamente nel momento in cui hanno votato le leggi negli ultimi 2 mesi, e questo mette in condizione un po' anche chi, diciamo così, sorprende o si ha della sensazione di avere qualcuno in casa, di stare molto attenti perché rischia di più nel difendersi che a lasciarli fare, e questo per chi ha famiglia, chi ha bambini, è un dramma chiaramente anche psicologico. Un appello che lanciate a Napolitano ma anche a tutte le forze politiche? Ma credo che sia necessario cercare di capire almeno cosa può succedere all'interno delle mura di casa, all'interno della propria proprietà, e nel momento in cui c'è un farabutto che cerca di abusare della tua proprietà oppure di rubarti quello che è la tua serenità anche mentale, credo che uno possa anche probabilmente in quel momento reagire. Questa reazione porta poi ad avere delle condanne molto pesanti, come è successo a questo imprenditore, e noi non siamo assolutamente d'accordo. Io credo che una questione di legittima difesa possa essere assolutamente tollerata e a volte anche necessaria.